Salve a tutti, benvenuti e bentornati nel mio blog di Non Solo Catenelle, io sono Paola. Allora, oggi vi volevo far vedere il tutorial, il video tutorial di questo coprispalle. Ho pubblicato la foto qualche giorno fa sul mio profilo Instagram mentre lo indossavo e non ho mai fatto un video tutorial su questo. Coprispalle è di lana grossa e ho pensato di proporvelo visto che c'è questo tempo così brutto e che probabilmente durerà per tutta la prossima settimana. Ci sono state anche delle richieste su un tutorial o comunque avere lo schema di questo coprispalle e quindi ho deciso di fare il video perché è di una velocità sorprendente e quindi se avete della lana grossa lo potete fare senza problemi. Nel frattempo sto continuando, devo ancora rifare delle rifiniture per la maglia che sto facendo di cotone e quindi presto, prestissimo, uscirà anche il video della maglia di cotone. E sarà il primo video della stagione con il filato di cotone. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di schiacciare mi piace e di commentare e dopo questo vi lascio al video tutorial. Nella lavorazione si parte dall'alto verso il basso e quindi c'è la circonferenza di dove deve passare la testa. Io ho avviato 34 catenelle, le ho unite a cerchio, ho visto che era la larghezza che mi piaceva e quindi ho fatto in questo modo. E per voi, se volete più largo, lo volete più largo o più stretto, dovete provare direttamente le catenelle, avviando le catenelle, mettendole a cerchio e vedere se vi piace il tipo di larghezza. Ora, dopo aver avviato le catenelle, bisogna unirle a cerchio. Nel farlo bisogna stare attenti che il tutto non si giri per non avere una lavorazione, insomma, storta. Quindi si mettono tutte quante dritte e dopodiché si inserisce la prima catenella che abbiamo fatto nell'uncinetto e si chiude a cerchio. Con una maglia bassissima. Ora facciamo tutto un giro di maglie alte, quindi 3 catenelle e facciamo un giro di maglie alte. Questo primo giro si conclude con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle iniziali. Ora facciamo un altro giro identico a questo, quindi di nuovo 3 catenelle e tutte maglie alte, quindi proprio identico a questo giro qua. Terzo giro, che sarà sempre di maglie alte, facciamo 3 catenelle, che vale come prima maglia alta, poi facciamo altre 2 maglie alte, e ora, dopo appunto 3 maglie alte, facciamo qui dentro 2 maglie alte, tutte e due nella stessa maglia. Quindi in questo giro faremo proprio questo, cioè lavoreremo ogni 3 maglie alte singole, la quarta, nella quarta faremo 2 insieme. Tutto il giro così. Eccoci qui alla chiusura e facciamo così, faremo un'ultima maglia alta da dove sono partite le 3 catenelle e poi chiudiamo il lavoro con una maglia bassissima. Ok, ecco qua. Finito il terzo giro, facciamo l'ultimo giro, che è il quarto, e facciamo 5 catenelle. 4 e 5, dopodiché facciamo una tripla maglia alta, quindi giriamo il filo 3 volte sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo le maglie a 2 a 2. Le prime catenelle valgono come una tripla maglia alta, adesso ne faccio un'altra. E ora si ripete lo schema del giro precedente, quindi nella prossima maglia
ne faccio due, quindi ogni 3 triple maglie alte ne facciamo due, e così per tutto il giro. Ora vi faccio vedere qui che ne facciamo due, quindi questa è la prima all'interno di una maglia e questa è la seconda. Ok, finito il giro, si chiude con una maglia bassissima e si ferma il lavoro e poi si fanno le frange. Abbiamo appena finito la prima parte, ora vi faccio vedere le misure, vedete bene o male, insomma, io non riesco con una sola mano, comunque da un centimetro, molto lei, sono 20 centimetri in pratica, adesso controllo un secondo. Sì, 21 centimetri. L'altezza invece, ora vi faccio vedere in che senso, l'altezza sono 16 centimetri e mezzo, quindi in questo senso sono 16 centimetri e mezzo, e in basso, quindi da qui a qui, sono, ora ve lo dico, sono 45 centimetri. Vi faccio anche vedere. Ok, se vi serve qualche altra misura chiedetemela pure e ve la posso mandare nei commenti. E adesso bisogna fare le frange. Il numero di frange da fare corrisponde al numero di maglie a cui siamo arrivati, quindi basta contare il numero di maglie e si fanno dei fili in pratica lunghi 50 centimetri, anche 52 centimetri. Vedete, io ora ne ho tagliato uno e vi faccio vedere, molto molto semplice come inserirli. Praticamente si fanno doppi, quindi si fanno a metà, si fa il cappietto, si entra con l'uncinetto, si prende il cappietto, si tira fuori il cappietto, dopodiché si fanno passare i due fili dentro il cappietto, si tira e voilà, il gioco è fatto. Quindi si fanno tutte le catenelle, quindi una catenella a maglia. Se lo volete più fitto potete fare anche due catenelle a maglia, questo poi dipende da voi.